L'Islanda è una piccola isola eretica che, dopo essere stata travolta nel 2008 da una gravissima crisi finanziaria che l'ha portata sull'orlo del fallimento, ha deciso di tentare di uscire dalla crisi applicando misure economiche e politiche opposte a quelle portate avanti in Grecia, in Spagna e in Italia, sfidando il Fondo Monetario Internazionale, le agenzie di rating e la BCE. L'Islanda ha vinto la sua scommessa. Già nel 2011 il PIL ha ripreso a crescere a ritmi sostenuti, più 2,9%, e il tasso di crescita si è mantenuto alto anche nel 2012 e nel 2013. Mentre nei paesi europei, che avevano applicato le misure di austerità, il PIL ha visto una forte recessione. Sono aumentate inoltre le esportazioni, più 11,8%. Grazie alla svalutazione della corona, la moneta islandese, che ha reso più economici i prodotti islandesi per l'estero, e grazie alle politiche del governo che hanno evitato di deprimere la domanda interna, impoverendo i cittadini con tasse e misure di austerità, il mercato interno non ha subito alcuna diminuzione. La disoccupazione, che cresce in tutta Europa ed è arrivata a rappresentare una vera piaga sociale, in Islanda è diminuita, praticamente dimezzandosi in pochi anni, e passando dal 10% del 2009 al 5,7%. Quella dell'Islanda però non è solo una storia su uno Stato che riesce ad uscire bene dalla crisi economica. È anche una storia sconosciuta a molti, di una piccola rivoluzione politica e sociale in piena Europa. Ripercorriamo la storia degli ultimi anni di questa affascinante isola. In Islanda, nel 2003, l'intero sistema bancario era stato privatizzato e mirava, attraverso una forte competitività e una politica di generosi interessi, ad attirare quanto più possibile gli investimenti stranieri, obiettivo prontamente raggiunto grazie soprattutto a investitori inglesi e olandesi. Secondo dati ufficiali, nel 2003 l'indebitamento delle banche islandesi era pari al 200% dell'intero PIL del paese, schizzato poi nel 2007 al 900%. Per un decennio abbondante il sistema ha funzionato, ma a un certo punto il meccanismo si è inceppato. L'inceppo è stata la crisi economica, che nel 2008 portò alla luce l'assoluta inconsistenza di uno sviluppo basato non sulla crescita delle capacità di produrre beni e servizi, ma sulla costante moltiplicazione di una gigantesca massa di denaro virtuale. A seguito della crisi, le tre maggiori banche islandesi dichiararono il fallimento, lasciando gli investitori inglesi e olandesi nel panico. Gli istituti internazionali hanno raccomandato all'Islanda di fare fronte ai debiti contratti dalle banche private attraverso una politica di prelievo fiscale e di tagli. In pratica si diceva che dovevano essere i cittadini del paese a pagare l'enorme buco finanziario creato dai privati. All'improvviso, da paradiso del nord, l'Islanda si trovò sprofondata nell'inferno del debito, delle misure drastiche e urgenti, delle lacrime e sangue chieste ai cittadini. Il debito avrebbe pesato sulla testa di ogni islandese per una cifra pari a 18.000 euro spalmati in 15 anni. In pratica un mutuo per pagare gli interessi del prestito che l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale avrebbero accordato a Reykjavik per evitare la bancarotta. Il governo islandese si è subito mostrato disponibile a imporre tali sacrifici e ad applicare quanto richiesto dagli istituti internazionali, ma i cittadini si sono ribellati a questa prospettiva e sono cominciate le proteste. A capeggiare la prima fase della rivolta, al posto dei partiti o personaggi politici, è stato un cantante e le proteste si sono susseguite senza sosta per 14 settimane, chiedendo le dimissioni del governo conservatore di Geir Hard e nuove elezioni. Il 23 gennaio il premier si è dimesso e dal voto è uscita vincitrice Johanna Sigurðardóttir, che è divenuta primo ministro. Il nuovo governo in carica ha assicurato a Olanda e Inghilterra che l'Islanda avrebbe pagato i propri debiti e il Parlamento si è apprestato ad accettare il prestito del Fondo Monetario Internazionale, indebitandosi per 15 anni. Ma il presidente Grimsson si è rifiutato di ratificare la legge e ha indotto un referendum. La stragrande maggioranza degli elettori islandesi, oltre il 93%, ha sancito una clamorosa vittoria del no,
rifiutando il prestito del Fondo Monetario Internazionale e le misure di austerità imposte al paese. L'Islanda non avrebbe pagato i debiti accumulati dagli speculatori finanziari nazionali ed esteri. In risposta alla scelta del popolo islandese, Gran Bretagna, Olanda e istituzioni finanziarie hanno minacciato di isolare la piccola isola scandinava e di trasformarla nella Cuba del Nord. Ma il nuovo governo islandese, incalzato da un'opinione pubblica inferocita, ha risposto con un moto d'orgoglio nazionale, che non si sarebbe piegato ai diktat, preferendo rischiare di essere la Cuba del Nord piuttosto che l'Haiti. Il passo successivo è stato quello di nazionalizzare le banche e di mettere sotto processo i banchieri e i politici, considerati responsabili del disastro finanziario, molti dei quali prontamente fuggiti all'estero, e di scrivere una nuova costituzione in sostituzione di quella vetusta risalente al 1918, eleggendo 25 costituenti tra cittadini senza appartenenza politica. L'Islanda, dunque, a differenza di altri paesi in difficoltà, non ha accettato alcuna limitazione della propria sovranità e l'applicazione di misure durissime per i propri cittadini, ma al contrario ha optato per un aumento del livello di democrazia e per un maggiore coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali. Questa scelta non solo non ha portato l'isola nordica al disastro che le avevano prospettato, ma le ha, al contrario, consentito di aumentare il PIL, di diminuire la disoccupazione e di incamminarsi verso un processo di crescita sana e sostenibile, senza dover applicare tagli e misure penalizzanti per i cittadini, che oltre che dolorosissime, si sono rivelate fallimentari ovunque siano state applicate.